Amici di Nome MQ, bentornati in diretta. Buonasera, buonasera, un saluto a tutti per questa puntata speciale in cui abbiamo ospiti speciali. Allora, la puntata si chiama Creazione e Cambiamento. Abbiamo un padrino ospite specialissimo questa sera. Benvenuto Michele Giovagnoli su Nome MQ, grazie per essere qua. Ciao ragazzi, grazie a voi, bentrovati a tutti. Ciao Stefania, ciao Eddie e ciao a questi due bei signori qua che tante belle cose stanno facendo per il bene di tanta gente. Allora salutiamo anche Enzo, grazie a lui è stata possibile questa puntata, grazie mille Enzo e tante novità vi racconteremo adesso via via nei prossimi minuti. Salutiamo Franco, il discografico della comunità discografica indipendente. Buonasera a tutti, ciao Stefi, Grazie ciao per essere Michele, ciao Eddie, ciao Enzo. qui. E Eddie Pellegrino, bentornato su 9MQ, ciao. Ciao, buonasera a tutti, ciao Stefania, Marzia dietro le quinte, Franco, Enzo e logicamente il fratello Michi. Buonasera, buonasera a tutti, anche le persone che sono collegate, le meravigliose creature che sono collegate. E quindi, grazie a tutti per essere qua, per rendere speciale questa puntata e diamo subito la parola al nostro Michele che ci ha concesso qualche minuto di tempo e poi deve scappare. Ciao Michele, come stai? Ciao ragazzi, ciao. Io sto bene, è una fase della mia vita molto importante. Noi educatori dobbiamo cercare di dare l'esempio, cioè insegnare ai bambini, i bambini crescono e vogliono essere accompagnati con l'esempio. Quindi in questo momento la mia vita sta vivendo una reale metamorfosi. Quindi sono passato da quel fronte dove ci siamo conosciuti, incontrati e dove era richiesta una resistenza perché letteralmente ci volevano far fuori. Quel Ma fronte, siamo ancora diciamo, qua. al momento, esatto, siamo ancora qua e visto che siamo ancora qua, non si può tenere l'abito marziale in eterno, ogni tanto bisogna anche posare lo scudo, fare in modo che Venere subentri a Marte per poter assieme a Saturno dare Giove, diciamo noi alchimisti, e quindi io sono entrato letteralmente in una fase creativa molto molto forte. Mi sto dedicando ad un bellissimo progetto musicale, infatti in questo momento sono a Varese, ho appena incontrato il maestro Tosoni, col quale adesso andiamo a consumare la seconda parte della giornata e cerco di dare questo esempio. Siamo in una fase dove oggi chi vuole creare, chi vuole presentare qualcosa ad una frequenza alta che nasca proprio da questi 2 anni strepitosi che abbiamo vissuto, ha uno scenario ricchissimo. Io lo dico, l'ho detto in tempi non sospetti, l'ho detto, lo dico e continuerò a dirlo. È nata una specie nuova, letteralmente parlando, che ha bisogno di tutto e ha bisogno anche di cose che ancora non esistono e dall'altra parte queste cose non arriveranno mai. Quindi oggi chi si vuole mettere al servizio della musica, dell'arte, del cibo, dell'istruzione, della medicina, ha di fronte a sé un popolo che lo ha già scelto, anzi c'è proprio una massa che ci sta chiedendo musiche nuove, ci sta chiedendo una medicina nuova, ci sta chiedendo un'istruzione nuova, ci sta chiedendo anche un modo diverso di fare economia e di vivere la finanza. Quindi questo periodo è un periodo molto eccitante perché si apre con una potenzialità estrema, estrema. E voglio dire questa cosa, ho notato che c'è questo atteggiamento in diverse persone che sono state anche sul fronte, perché noi ragazzi siamo stati sul fronte con voi vicino, ma ci siamo messi lì davanti, che continuano a volere tenere viva questa sorta di rabbia, questo atteggiamento, questa aggressività. Io dico a quelle persone, abbiamo vissuto una fase e abbiamo una responsabilità. La rabbia è molto performante, sai, uno arrabbiato lo vedi, fa audience anche in televisione, lo sgarbi di turno che urla, indipendentemente da quello che dice, attrae, perché fa leva su dei tasti, va a premere dei tasti che sono legati al nostro istinto. Però non dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo una responsabilità. Oggi la gente
letteralmente logorata dalla rabbia. Dobbiamo cominciare a portare una forma di positività consapevole, responsabile. Ok, là fuori c'è tutto uno scenario che non è cambiato, anche se è cambiata un po' l'aria. Non è cambiato. Loro sono sempre loro, loro sanno chi sono e sanno cosa vogliono. Ecco, bene, ci hanno aiutato a capire un po' di più chi siamo e che cosa vogliamo. Adesso, a mio avviso, il gesto per cercare di contrastare la loro azione malefica, passami questo termine, è proprio quello di creare cose belle. Quindi l'invito che faccio anche a tutte le persone che mi sono state vicino è di ascoltare bene questa responsabilità. Non possiamo, non si può continuare a fomentare questa rabbia, questa aggressività, anche perché se vogliamo veramente giocare l'arma più forte contro quell'antagonista, l'arma più forte è la frequenza alta, la frequenza dell'amore, la frequenza della creazione. Cioè, quando noi ci presentiamo davanti a queste situazioni nella nostra quotidianità, rispondiamo al buongiorno della mattina sapendo che siamo belli, sapendo che possiamo creare e iniziamo a creare con quel tipo di frequenza, credetemi, ma lo sapete già, dall'altra parte arriva una botta da 90. Loro non ci vogliono vedere così. Quindi sintonizziamoci più alti, iniziamo a creare. Il verbo nuovo è creare. Assolutamente, anche perché probabilmente il sistema ci vuole arrabbiati, vuole che ci facciamo la guerra fra di noi e questo ci rende deboli, mentre il fatto di avere un grande amore dentro e anche una potenza creativa in positivo sicuramente ci rende forti e come dici tu andiamo a fare qualcosa che il sistema non si aspetta, perché lui ci spinge là a farci la guerra, a essere arrabbiati, a essere deboli, depressi, e quando tu li sorprendi con un gesto d'amore, amore nel senso più ampio di questa parola, allora credo che vinci sicuramente. E dobbiamo essere di esempio e dobbiamo dare questo esempio. Ora Tu Stefania, mi vuoi. permetto di aggiungere una cosa, perché quando si parla d'amore, non tutti hanno capito di che cosa stiamo parlando, e spesso questa parola viene associata a qualcosa di legato alla poesia, alla metafisica, all'amore, l'amore. Tutti dicono: quindi io devo mangiare. Ecco, io insisto su questo perché sono una persona, io sono figlio di una contadina e di un muratore. Quindi chi vangava la terra e chi metteva sulle pietre i mattoni sono ancora lì e sono la mia forza. L'amore è una cosa concreta, l'amore è una cosa che ci ha permesso di capire chi sono su 65 milioni di persone, quei 15 milioni alle quali io posso rivolgere qualunque tipo di offerta. Quindi tutte le persone che mi dicono sì, ma io devo mangiare, io devo costruire un lavoro, io alla fine del mese devo, io voglio ricordare a quelle persone che se quelle persone sanno, sono consapevoli che hanno un portafoglio clienti di 15 milioni di persone, quelle persone forse capiscono e si mettono in un'ottica dove il lamento è la cosa più sbagliata perché hanno un'opportunità. Noi non abbiamo mai avuto un'opportunità come questa. Cioè quest'onda che è passata ci ha fatto capire chi è come noi e chi ci sta cercando. Io là fuori so che ci sono 15 milioni di persone che stanno cercando anche qualcosa da me. E a me, non, a me serve, è sufficiente darla, è sufficiente proporla, è sufficiente darla, perché ormai tra di noi possiamo avere anche un livello, come dire, di conoscenza, di scambio, di intimità. Noi siamo stati uno a fianco all'altro quando avevamo un demone davanti. E se io oggi ho bisogno, faccio sempre questo esempio, del pacco di pasta, io il pacco di pasta lo devo comprare, ma se so che c'è un essere solare, uno di noi, che crea pasta, io gliela compro a lui. E così fanno migliaia e migliaia di persone. Però bisogna che la gente faccia questo scarto di maturità, uscire dalla logica del figlio che deve essere assistito. Qui oggi dobbiamo diventare tutti imprenditori, perché l'amore necessita di una capacità imprenditoriale. L'amore va protetto, va gestito, va creato, come un imprenditore crea il suo prodotto. Dobbiamo entrare in questa logica. Questo è un tempo che ci obbliga tutti a crescere. Chi vuole restare nel lamento e nella rabbia perde una grandissima opportunità. Chi vuole entrare invece in quella logica che questa cosa ha creato una grande fertilità, beh, allora io lo sottoscrivo e ve lo porto come esempio. Chi si posiziona su quella frequenza viene invaso dalla ricchezza, non ti manca più niente. Quindi ragazzi, forza, ascoltate quella che è la vostra vocazione, guardatevi attorno, investigate il vostro background, quello che vi hanno dato, quello che sapete fare, quello che sentite che vi chiama e iniziate ad investire in quella frequenza lì.
da di là non arriverà più niente per voi. Scordatevelo. Di qua c'è una grande richiesta di richiesta. La richiesta va creata, diventiamo dei creatori, lo diceva anche Nietzsche, diventa un creatore. Vi abbraccio forte, ragazzi, vi sono qua, scappo via. Io ringrazio tutta la bellezza che portate dentro, tutto l'entusiasmo. È bellissimo, già da adesso possiamo raccontare che un tempo siamo stati uno a fianco all'altro, la pelle d'oca, e abbiamo combattuto una battaglia bellissima. Adesso però siamo entrati in una fase nuova. Questa è una fase dove noi dobbiamo dimostrare che quello che abbiamo, che il sacrificio che abbiamo versato, l'offizio sacro, aveva veramente un obiettivo alto. Cioè, noi abbiamo versato quel sacrificio, abbiamo versato quella fatica, quel dolore, quell'emarginazione, quella sofferenza, quella di ogni hanno fatto. A cosa è servita? È servita a generare, come per il carbone sotto la grande pressione delle ere e delle pietre, a generare un grande diamante. Adesso dobbiamo dimostrare che tutto questo è servito a fare di noi degli esseri più alti, degli esseri solari, e quindi che non che ci meritiamo una vita diversa, ma la creiamo perché non arriva niente perché deve arrivare. Tutto viene creato da qualcuno. Oggi possiamo ricoprire gli abiti, i panni, la posizione e quel ruolo lì. Diventate dei creatori. Io sono al vostro fianco e andiamo avanti. Grazie, un abbraccio, grazie di cuore a tutti. Grazie Michele per il tempo che ci hai dedicato, un abbraccio di cuore a te e alla tua comunità Esseri Solari, di persone meravigliose. Grazie. Grazie, a presto. Salutiamo anche Marzia in regia che ci sta seguendo. E adesso vogliamo parlarvi di un progetto che sta uscendo. Allora, come diceva Michele, ogni crisi nasconde sempre un'opportunità. Chi ha il pensiero positivo, allena il pensiero positivo, impara a trovare, a vedere opportunità dove gli altri vedono sfortune, momenti negativi, depressione, vedono buio. Chi impara a vedere la luce la vede ovunque e la crisi nasconde sempre un'opportunità, quindi un'opportunità di migliorare o di creare. Spesso nelle difficoltà, quando siamo in difficoltà, quando tocchiamo il fondo, troviamo quella forza che non sapevamo di avere e ci dà la possibilità di creare qualcosa di più grande, più bello e che magari non c'è mai stato. Insieme alle persone che parleranno adesso nei prossimi minuti, abbiamo creato un CD di musica. Personalmente io non avevo mai visto un'opera del genere. È un'opera con due tracklist. Sono due tracklist realizzate in un periodo di circa 6 mesi, c'è una lavorazione immensa dietro, e sono 20 artisti riuniti per creare una cosa bellissima, che è appunto questa opera che si chiama Opera CD Oro 2023. Sono 20 artisti riuniti, uno di questi artisti è Eddie Pellegrino, eccolo qua con noi. Vieni Eddie, vieni in diretta con noi che parliamo di questa opera, di questa creazione. Ecco, tu da artista, parlaci un po' della tua ispirazione di quando crei e di queste musiche che sono state fatte. I CD sono, anzi, le tracklist sono due. Una è una musica per l'anima, una tracklist di musica per l'anima, musicoterapia direi, a 432 Hz, attenzione, la frequenza del cuore, la frequenza della terra, la frequenza della natura. E l'altro è un CD pop. Quindi io personalmente non avevo mai visto due tracklist del genere nella stessa opera. E insieme a Eddie adesso parliamo appunto questo potere creativo che ha portato a quest'opera, tra l'altro realizzata grazie all'impegno del discografico Franco Lo Porpio, che è qua con noi e presto ci introdurrà anche lui quest'opera, e grazie alla direzione artistica di Enzo, Sì, di ciao, ciao. con noi, che diciamo, ha generato la spinta per riuscire a fare quest'opera, ha avuto l'idea, ha convocato tutti gli artisti ed è riuscito a far uscire questo CD con 6 mesi di lavoro da parte appunto di questi 20 artisti, che non è stato facile riunirli, vero Enzo? Ma sì, non è stato facile, però è stato molto divertente perché ci riconnettiamo a questo bellissimo discorso della creazione.
la creazione ha bisogno di collaborazioni, e quindi quando si crea in amore è un divertimento per qualsiasi motivo, per qualsiasi cosa ci si possa anche confrontare, è un divertimento, una crescita. Allora, Eddie, vuoi parlarci un po' di come hai creato questi brani che poi sono stati messi all'interno di quest'opera? Ma sì, assolutamente, assolutamente, Stefania. Allora, diciamo che per ricollegarci un po' anche alle bellissime parole di Michele, Michele ha parlato di frequenza, ha parlato di creazione, no? Di un modo nuovo, un mondo nuovo che sta nascendo e la frequenza. La frequenza è molto importante perché, come ci insegna anche la legge di attrazione, la legge di risonanza, insomma, attraiamo a noi la frequenza che emaniamo. Perciò è molto importante questo, perché stiamo vivendo un momento estremamente importante, di grande cambiamento, grandissimo cambiamento a livello globale, e di conseguenza a livello individuale. Non avevamo mai passato nella storia dell'essere umano un momento così particolare. Ed è per questo che siamo chiamati in questo momento a creare, creare, creare perché? Innanzitutto per connetterci alla creazione che siamo noi stessi. Noi stessi siamo una creazione da parte di un miracolo che avviene, che soltanto se ci mettessimo 5 minuti al giorno a pensare al miracolo che siamo, basterebbero soltanto questi 5 minuti per far esplodere una creatività allucinante. Quando ho passato il mio momento così di grande crisi, come hai detto te, Stefania, la crisi è un'opportunità, in quel momento lì non ti viene da creare, no? In quel momento lì ti viene soltanto da chiedere come fare a uscire da un pantano, come fare a uscire da una sofferenza, da un dolore, da quella cosa che ti prende da capo a piedi. Non soltanto fisicamente, ma anche interiormente, perciò periodi molto duri da un certo punto di vista, ma che poi dopo riesce a riconoscere come dei momenti essenziali, dovuti in qualche maniera per far sì che tu possa esplodere poi in seguito in quella creatività che nasce proprio da un dolore, che nasce dalla sofferenza. È una creatività che è venuta fuori, per quanto mi riguarda, già 10 anni fa. Io ho sempre fatto musica, fin da quando ho 16 anni, ho sempre suonato dentro un gruppo musicale. I miei generi preferiti sono, tantissimi, a 360 gradi. Io ho spazio dappertutto, a parte il pop, pop anche no, ma insomma il rock mi piace moltissimo. E nel momento di grande creazione io ho avuto la fortuna, perché poi non so come giustificare quei momenti in cui ti arrivano le parole, ti arrivano le note. Perché? Perché ti fai canale. Come Stefania? L'ispirazione. Ispirazione, ti fai canale, ecco. Diciamo che il farsi canale è anche un modo oggi per poter esprimere il lavoro da fare, no? In pratica, perché poi alla fine, se le parole rimangono parole, rimangono nella mente, è molto difficile poi mettere in pratica, no? Perciò la pratica cos'è? La pratica, come ci insegna lo Zen ci insegna che di lasciar fare la mente e di mettere in pratica continuamente. Ma la pratica, come si intende oggi in Occidente, non è quella pratica in cui ti metti lì a meditare, in cui ti metti lì a fare determinate situazioni che possono essere varie, metodi di risveglio o quant'altro. La pratica è quella che fai tutti i giorni. Cioè, la pratica è quello che fai la mattina quando ti alzi, le pratiche che fai in bagno, da lavarsi i denti a farsi la doccia, a fare la pipì o la cacca, a fare la colazione, ad andare a lavorare, quella è pratica, la strada che fai per andare al lavoro, quando ti incontri con gli amici, i colleghi, la famiglia è pratica. In quel momento lì tu
la pratica Zen ti dice di metterti con tutto te stesso a fare quello che devi fare. E allora, nel momento in cui si fa quello che si deve fare, si va a coltivare un campo, il vero campo della creazione. Perché quando tu sei consapevole di star nel traffico, consapevole di star dentro la famiglia e consapevole quando nasce una reazione da parte nelle tue emozioni, ecco, in quel momento lì nasce la creazione, in quel momento lì sei pronto a creare, in quel momento lì sei pronto ad essere un canale, in quel momento, quando mi è successa a me questa cosa, io sono diventato un canale, ho cominciato a scrivere, a scrivere, a scrivere senza nemmeno metterci la mente, azionando soltanto la mano e a scrivere parole, parole che cadevano giù dal cielo, come dico anche nella canzone Libero, che è nel CD, mi sembra nel CD 1, dove ci sono, diciamo, le canzoni non meditative, perché in quel momento ti arriva l'ispirazione, ma l'ispirazione è proprio fare spazio, ed è quello che noi dobbiamo fare in questo periodo qui. Quando Michele ci dice di creare, non vuol dire creare inconsapevolmente, vuol dire creare consapevolmente, ma prima dobbiamo anche preparare il terreno, e il terreno è riuscire a farsi canale, e per farsi canali dobbiamo in qualche maniera renderci conto cos'è che ci distrae, renderci conto cos'è che ci fa venire fuori, emergere il lamento, la rabbia, perciò la reazione, no? Questa reazione inconsapevole. In questi ultimi anni noi abbiamo avuto una reazione consapevole, eh? E questa la differenza. La differenza è stata proprio questa. Se c'è stato un lamento, è stato sempre consapevole. In consapevolezza si può fare qualsiasi cosa. Perciò, ecco, dire creazione, creare, 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 sì, è bellissimo, perché in ogni momento noi creiamo, ma creare in consapevolezza vuol dire creare ad una frequenza molto alta, e quando si crea a frequenza alta si attrae la frequenza simile, ed è lì che comincia a cambiare la propria vita, ed è lì che cominciamo ad attrarre a noi determinate cose, desideri che abbiamo anche dentro, ma prima dobbiamo preparare il terreno. Dentro il CD c'è la mia traccia che si chiama Libero, e poi nel CD 2, che penso sia quello nelle tracce di meditazione, c'è anche una traccia molto bella di un mantra che si chiama Lokasamastha Sukhino Bhavantu, che abbiamo registrato nel gruppo Yoga da Casa con Laura Eddy. Io ho fatto arrivare via mail, comunque via web, le tracce del cantato di tantissimi esseri solari, di tantissime meravigliose creature. Ho montato questa traccia con tutte le loro voci, abbiamo creato questo coro del gruppo Yoga da Casa con Laura Eddy, dove in questo gruppo Laura, che è la mia compagna, fa yoga, io conduco delle meditazioni. E abbiamo fatto questa traccia bellissima, questo mantra, che risuona ad una frequenza molto alta, e come tante persone ci hanno confermato, che si canticchiano continuamente questo mantra anche dentro la loro testa, che permane poi dentro la testa, ed è bellissimo quando ti permane un mantra in testa, no? Perché continuamente lì va a modificare delle frequenze interiori profonde, molto importanti. Perciò sono molto contento veramente di essere presente anche con queste meravigliose creature degli esseri solari che hanno registrato per noi questo mantra. Benissimo. E tra l'altro, se non sbaglio, all'interno di questo CD c'è anche Enzo. Enzo, dove sei? Vieni qui in diretta con noi. Tra l'altro, Enzo, da cui è partita l'idea appunto di questa meravigliosa opera, poi si è messo in azione per creare proprio delle tracce e dare il suo contributo.
Quindi Enzo, parlaci un po' delle tracce di Quindi, create. intanto io ringrazio gli artisti perché insomma è la collaborazione che ci ha costruito in questa opera insieme. Ci ha E poi fatto sì, mi sono. incontrare perché ci conoscevamo prima e ci siamo conosciuti con quest'opera, questi 20 artisti, magari più o meno virtualmente, però tutto quello che è successo ci ha portati a essere qui, a conoscerci e a creare cose insieme. E soprattutto a far conoscere, appunto, e quindi ampliare la conoscenza, far conoscere quello che abbiamo fatto. E con Franco di Comunità Discografica Indipendente, che io ringrazio sempre e abbraccio, ciao Franco. Ciao Enzo. E niente, mi ha messo in gioco, quindi ha voluto che anche io partecipassi. All'inizio ho fatto una traccia in collaborazione con altri artisti, quindi suono il flauto come strumento, e poi quando ci siamo incontrati giù da lui in Comunità Discografica Indipendente, ecco che lì invece è nata una traccia in collaborazione io e lui in un momento molto particolare, e fa parte della traccia Meditazione. A 432 Hz, giusto? Sì, perché è una traccia che comunque riprende, anche quello riprende un mantra, e comunque è una frequenza alta. Parliamo sempre di frequenze alte, è un mantra dedicato in questo caso proprio alla rinascita, perché è stato fatto in un momento molto particolare. È il mantra è dedicato proprio a questo mondo nuovo, il nuovo mondo, a questo oro, che spero che possa brillare sopra il capo di ognuno di noi, possa scendere come tante stelle e ci possa avvolgere, sempre nella creazione, come diceva Eddie, costruttiva, e come diceva anche Michele. Assolutamente. Tra l'altro, come dico sempre io, chi è positivo è creativo, chi è negativo è distruttivo e tra l'altro è più facile distruggere che creare e quindi con positività fare lo sforzo di creare qualcosa di bello. Faccio un esempio anche banale, ma per diciamo far capire il concetto, la fiducia, per esempio, per creare la fiducia ci metti degli anni e per distruggerla ci metti un attimo. Quindi creare comporta più tempo, più impegno, certo che distruggere. E noi vogliamo essere positivi, mandare un messaggio positivo e un messaggio di creazione, quindi di ispirazione a fare cose belle, cose insieme e poi facendo cose nascono altre cose. Stando fermi, magari fermi in una situazione difficile, non si trovano soluzioni, e invece facendo cose nascono opportunità. Come per esempio è stato il fatto di incontrarsi e di creare quest'opera insieme. E ringraziamo Franco che aveva già esperienza, tra l'altro, nella musica spirituale, nella musica di mantra e ha voluto associare coraggiosamente la musica per l'anima, la musicoterapia, alla musica di intrattenimento, alla musica pop. Io personalmente è la prima volta che partecipo a un CD del genere, non so se sia mai stato fatto in passato. Cosa ci dici No, Franco? no. Prima di tutto ringrazio voi che mi avete invitato. Io sono veramente felicissimo perché ho finito un'opera bellissima. Sono 20 artisti, come tu hai detto. Volevo dire una cosa su Enzo. Enzo è venuto qui a Bari, mi ha dato una forza. Avevo già una mia forza proprio dentro, ma lui mi ha dato una spinta proprio e si è acceso un motore. Dice: io non posso cantare. No, tu puoi cantare. Se io creo, devi creare pure tu. L'ho portato dall'altra parte e abbiamo visto le cose assurde. Abbiamo visto delle energie che camminava nel nostro studio. È vero, Enzo? Ti Confermo, ricordi? Franco, confermo. Per quanto riguarda la compilation, è la prima volta, sì. Io di compilation ne ho fatto tantissime. Io giù a Bari. Faccio anche duplicazioni di CD. Io lavoro con i grossi artisti del sud, diciamo Albano, grandi case discografiche. Ma è la prima volta che mi capita di fare un CD doppio, ma con due generi. Allora, la cosa strana di questo CD è che è nato così per gioco. Enzo, ma gli artisti chi sono?
vediamo quelli che arrivano. Quando sono arrivati gli artisti, abbiamo sentito i mantra, musica terapia, relax. Eddie, che ha fatto un mantra bellissimo che io già conoscevo perché ho seguito quando lui ha fatto le selezioni su Facebook. La verità volevo fare pure io, però ho detto, mi sento fuori come un pesce fuori d'acqua. Ho detto, vabbè, la prossima volta lo faccio. Alla Ed ecco prossima, che Franco. Eddie Pellegrino è venuto in casa. Grazie, Eddie. Grazie a E te, Michele diceva grazie sempre, state fermi, ma io non riuscivo a stare fermo. Io dovevo creare, crea, crea, crea. Ringrazio tutti quanti voi, non conosco gli altri artisti, ma vi ringrazio, vi abbraccio con tutto il cuore, perché questa è una cosa meravigliosa. Il primo CD lo metterò nella mia bacheca. Oro 2023, tieni, 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 Grazie tieni. Tieni, questa è la nostra arma. Vi voglio bene tutti. Allora, lo faccio con le mani, eccoci. allora, un'altra Ricordiamo notizia. tutti che questo Un'altra CD notizia. Un'altra notizia. Allora, il 26 esce su tutti gli store. Il 26 spediscono dall'azienda il CD. Il tempo di confezionare incomincia a distribuirlo. Io volevo fare un'altra cosa, volevo lanciare un'altra idea che Enzo già sa. Io ho creato il salvadanaio d'oro. Poi con calma ne parliamo e vi voglio tenere tutti dentro. Enzo già sa di cosa stiamo parlando. Tutto quello che creiamo lo mettiamo in questo salvadanaio, dove una parte la diamo a gente che veramente ha bisogno. E il resto lo dobbiamo fare crescere sempre queste compilation. E creare sempre nuovi mondi nell'arte musicale, parliamo sempre, perché nella musica non c'è orizzonte. Poi vediamo, in seguito ne parliamo di questa cosa del salvadanaio d'oro, perché è una cosa meravigliosa. È per me e per tutti quanti. Bene, grazie per Grazie. questa anteprima. Faremo magari un'altra puntata sul Salvadanaio d'Oro dove appena si potrà ne Esatto. parleremo. Ricordiamo che i fondi che saranno raccolti con questa compilation andranno in beneficenza, a fin di bene. Tutti gli artisti hanno lavorato a fin di bene. Che questo CD sarà un doppio CD, cioè con due tracklist sarà un doppio CD, si potrà trovare dal vivo in alcuni eventi. Si potrà trovare in digitale. Vuoi ricordarci su quali portali digitali uscirà la compilation? Tutti gli store, sono 24 store. Tutti gli store. Inoltre, se qualcuno è interessato ad avere il CD, può contattare noi artisti. Contattateci su Facebook, su Instagram. Magari ci incontriamo e ve lo diamo a mano, ci abbracciamo, ci vediamo di persona. Può essere un motivo, un modo, uno spunto per conoscerci e riconoscerci. Quindi, Se ci riusciamo, il 7/7/2023. Enzo lo sa già. Voglio creare questo Festival d'Oro 7/7/23, che poi è 7/7/2023, sempre 7. grande Franco, appena grandissimo, possibile, bello. sicuramente vediamo se riusciamo a realizzare questo evento. Allora, Un'altra intanto cosa, il volevo CD si dire. può anche, scusa Enzo, il CD si può anche ordinare su Comunità Discografica Indipendente. Nella Giusto? sezione shop. Assolutamente sì, c'è già anche il link che adesso condivideremo qui da qualche Esatto, parte. sì. Si può già Sì, no, preordinare. io volevo parlare per quanto riguarda appunto la parte che invece verrà destinata alle persone in difficoltà. Quindi abbiamo già, per quanto mi riguarda, sono io la persona che si mette in prima persona per trovare le persone che possono avere in questo momento difficoltà. Già ne stavamo aiutando alcune, abbiamo individuato altre persone che possono avere bisogno. Quindi verrà tutto assolutamente messo in luce, saremo trasparenti su questo e le persone che verranno aiutate, insomma, sarà nostro compito e anche piacere, insomma, sempre per quanto riguarda la condivisione, perché abbiamo scoperto anche in questi 2 anni, anno e mezzo che abbiamo fatto questo portato questo aiuto,
che sono nate le collaborazioni che poi hanno portato ad altri aiuti, ad altre persone che a loro volta sono state aiutate e hanno potuto aiutare altre persone. Quindi diventa come una grande catena d'amore questo. Assolutamente. E noi di 9MQ invitiamo sempre sia gli artisti che le persone che ci seguono ad allenare il pensiero positivo, perché il pensiero positivo porta a essere creativi, il pensiero positivo porta a trovare soluzioni e poterlo allenare tutti i giorni fa in modo che diventi un'attitudine, cioè diventa automatico. Infatti, insieme, diciamo più o meno nello stesso periodo del CD, abbiamo lavorato anche a questo diario, che è il diario della felicità di 9MQ. Non so se si riesce a vedere, comunque i nostri amici lo sanno e ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato fiducia e hanno già preso il loro diario, perché non è un'agenda e basta, è uno strumento per allenare il pensiero positivo e allenare il pensiero positivo tutti i giorni. Fai in modo che diventi un'abitudine, cioè tu ti trovi davanti a una difficoltà, ti trovi davanti a un periodo nero, ti trovi davanti a una crisi, il tuo cervello in automatico ti porta verso la soluzione, perché se sei abituato a cercare, a guardare la soluzione in quello che hai davanti, ti arriverà in automatico un'ispirazione. Se invece ci focalizziamo sul negativo, ci lamentiamo e utilizziamo la rabbia in modo negativo, ecco che rimarremo fermi lì, impantanati. Invece quello che noi vogliamo portare, sia con la musica che con questo strumento che è il diario, è uno strumento pratico per trovare soluzioni, per allenarsi a pensare positivo, che non è scontato, e trovare soluzioni, a essere positivi. Magari nel nostro diario ci possiamo segnare le cose belle che ci sono successe, le persone belle che abbiamo incontrato, numeri di telefono, magari di chi si incontra in piazza, di chi si incontra a un evento, di chi comunque la pensa come noi, e scopriremo che siamo veramente tanti. Siamo tanti e collaborare, fare rete rende forti, perché uno dice, caspita, non sono solo. E devo dire che in questo anno e mezzo che ho girato anche per eventi in piazza ho trovato persone veramente meravigliose, persone umili, persone sincere, persone vere. E io non so se ci vorrei tornare nel vecchio mondo, sinceramente. Cioè, No, lascia stare. io penso che Stai ci bene siamo qui. tutti e boh, io non ci tornerei più al pre-disastri rossi, chiamiamoli così. È E impossibile, senti, impossibile. scusate, Siamo chiamati a creare, in questo momento siamo assolutamente chiamati a creare. allora scusate ragazzi, la regia vi dà un suggerimento, poi se volete lo accogliete. Ci sono alcune domande a cui rispondere, se avete voglia di rispondere. Stefi, te le metto in sovraimpressione. Vai Marzia, vai, grazie. Stefi, le vedi o le leggo io? Sì, vai, Marzia. Sì, stavo leggendo. Allora, a parte i bisogni primari di primo ingresso, sarebbe carino aiutare a imparare a pescare, non continuare a regalare pesci, ma forse vi siete già organizzati in questo senso? Lo avete fatto? Quindi il senso è se avete aiutato in qualche modo le persone ad imparare ad autofinanziarsi. Allora, questa è la cosa primaria. Ognuno di noi già dà qualcosa. Se io creo, creo per me e creo per gli altri. Se io penso di avere soltanto, non creo niente. Quindi se io do 10 lire, 10 centesimi, un euro, riprenderò per forza quell'euro perché è energia. Quindi dobbiamo imparare tutti quanti a dare senza ricevere, perché riceverai da solo. L'universo ti dà quello che tu dai. Assolutamente sì. Bisogna Io imparare vorrei dire una cosa, se a ripetere. posso. Sì. Sì, prego. Allora, siccome in questo momento c'è in vita un maestro estremamente importante dal nome Alejandro Jodorowsky, che consiglio di seguire tutti anche su Facebook, perché continuamente lui ogni giorno posta lui stesso
delle frasi illuminanti. Poi quando lui ormai ha più di 90 anni e quando non ci sarà più, allora si comincerà a dire: ah, che bello, Jodorowsky e tutto il resto. Seguitelo ora. L'altro giorno ha postato questa frase, secondo me molto, ma molto bella, che può anche rispondere alla domanda. Ha detto: se io vedo una persona annegare, non gli posso dare consigli, ok? Gli devo dare una mano. Perciò la differenza sta tutta lì, nel riconoscere una persona quando sta annegando e dargli una mano concretamente, e riconoscere quando una persona ha bisogno di alcuni escamotage, alcune tecniche, alcuni metodi per potersi togliere da solo dal pantano eventualmente, no? Perciò è molto importante questo, riconoscere quando una persona sta annegando o quando una persona in qualche maniera ha bisogno di essere aiutata a imparare a pescare da questo punto di vista. E da questo punto di vista noi lo facciamo. Negli ultimi anni è successa una cosa molto molto bella, perché come sappiamo, insomma, si sono divise le famiglie, si sono divise tutte quelle situazioni in cui c'è anche l'insegnamento nella spiritualità. Ci sono palestre yoga che hanno preferito, no, adeguarsi alle imposizioni piuttosto che, insomma, rimanere fermi e protestare o comunque non fare quello che dicevano le autorità. E in questo punto di vista anche il mondo spirituale, il mondo dell'insegnamento, cioè si è visto proprio una frattura tra quelli che hanno comunque voluto mettersi in gioco e quelli invece no, che si sono adeguati. Ecco, da questo punto di vista, così come anche nel CD ci sono tantissimi artisti, anzi tutti gli artisti sono stati fermi in quel periodo lì, perciò hanno già le spalle belle grosse, sono persone che hanno attraversato un momento molto particolare. Bene, quando si parla di spiritualità e quando si parla di pratica nella spiritualità, è molto importante metterla proprio in pratica. Cioè la pratica è importante perché ti porta lì dov'è il fulcro della situazione. Se tu rimani nella mente non compici niente, perciò è inutile continuare a leggere libri, andare a fare seminari per migliorare e per tirarsi fuori dal pantano. È la pratica la cosa più importante. E siccome siamo occidentali, e abbiamo bisogno di acquisire insegnamenti che ci arrivano laddove queste pratiche le fanno da migliaia di anni, e se queste pratiche hanno creato anche una società diversa che è quella orientale, bene, gli occidentali devono mettersi in testa che devono mettere in pratica la consapevolezza nelle cose che già fanno. Se tu vuoi cambiare lavoro, è inutile lamentarsi, come diceva Stefania, è inutile lamentarsi e stare in quel tipo di vibrazione, devi impegnarti tantissimo in quel lavoro lì, perché poi l'universo ti accontenterà da questo punto di vista. Perciò anche per quanto riguarda una situazione in cui si parla di spiritualità, di miglioramento personale, miglioramento spirituale, ci vuole la pratica, ed è quello che facciamo io e Laura in qualche maniera con gli esercizi che io do sempre alle persone da fare, che sono esercizi semplicissimi, che sono esercizi talmente semplici che poi le persone magari nemmeno prendono in considerazione. Ma se parliamo di mettere in pratica, parliamo di Zen, parliamo di quel mondo che ci dice di fare le cose al 100%. Vuoi cambiare lavoro? Fallo al 100% quello che già stai facendo, e vedrai che dopo un po' ti arriverà l'opportunità di cambiare lavoro. Vuoi cambiare la casa? Ama la tua casa, trattala bene, puliscila, fa che sia una cosa preziosa, e vedrai che ti arriverà l'opportunità di cambiare la casa. È una situazione che è talmente magica, si parla di frequenze a proposito di musica, ma sono le frequenze che emettiamo che poi ci danno la possibilità di poter cambiare. Come diceva Stefania, il pensiero positivo è molto importante, ma non cadiamo nell'errore di pensare forzatamente positivo.
anche se poi diventa una meccanicità, è comunque sempre una meccanicità. Ok, noi abbiamo bisogno di prendere in mano la nostra vita, abbiamo bisogno di essere protagonisti anche di un pensiero positivo. Allora, c'è il nostro amico che chiedeva, Antonio Speranza chiedeva come usare la frequenza 432 Hz. Allora, innanzitutto questa è una frequenza naturale, la frequenza del cuore collegata al chakra del cuore, è una frequenza di guarigione perché? Perché connette il tuo io con l'universo, con la natura, e più noi andiamo verso la natura, più andiamo verso il benessere. La frequenza 432 è una frequenza che ti calma, è una frequenza con la quale si fa meditazione e la conoscono bene gli insegnanti di yoga o chi fa scienze olistiche. Va proprio a calmare, a fare in modo che le nostre vibrazioni siano quelle giuste, appunto, quelle più naturali, più collegate alla terra. Quando tu sei in questo stato di tranquillità, sei lucido, sei in grado di scegliere che cosa è meglio per te, senza farti prendere magari dal panico, da una situazione di rabbia o una situazione un po' più fuori dal comune che ti magari porta a fare delle decisioni che non sono quelle giuste per te. Quando tu sei in uno stato di calma, sei in uno stato di lucidità. La meditazione in particolare è consigliabile nelle prime ore del mattino o prima di andare a dormire, perché ha un impatto sul nostro inconscio più forte. Diciamo che le prime ore del mattino o prima di andare a dormire la sera sono quei momenti in cui riusciamo a comunicare col nostro inconscio in maniera più potente. Ed è il momento in cui noi possiamo consigliare di ascoltare la musica a 432 Hz, ma può anche essere usata in qualunque momento della giornata in cui uno ha bisogno di ritrovare se stesso, di connettersi con se stesso, di fermarsi un attimo e riprendere la direzione della propria vita. Ecco, un'altra cosa che ci tenevo a dire è che la fortuna in realtà è quando l'opportunità va a incontrare la preparazione. Quindi se noi ci prepariamo a ottenere, ad avere, a richiamare noi stessi ciò che vogliamo, se noi ci prepariamo, quando incontreremo l'opportunità che ci fa avere quello che vogliamo, la riconosceremo e la sapremo utilizzare al meglio, perché noi ci stavamo preparando per quell'opportunità. Anche quando quello che noi vogliamo ci sembra irraggiungibile o non possibile nel breve, se noi ci prepariamo per averlo, prima o poi l'opportunità arriverà, e quando noi saremo pronti a prendere quell'opportunità, a sfruttarla, a cavalcarla al meglio, ecco che allora la chiameremo fortuna, ma in realtà non è fortuna, è che noi ci siamo preparati, magari per anni, a riuscire ad arrivare a quel risultato, a quella cosa. E la frequenza 432 Hz ci aiuta a ritrovare noi stessi, a essere in armonia con noi stessi, con l'universo, e quindi a essere lucidi e preparati verso quello che noi vogliamo, ognuno il suo, non abbiamo tutti le stesse esigenze, gli stessi desideri, ognuno verso il suo. Volete aggiungere qualcosa per come usare i 432 Hz? Sì, Stefania, volevo dire una cosa. Per quanto riguarda la musica 432, il CD a 432 che noi abbiamo realizzato, lo si può mettere pure a basso volume tutta la giornata, in casa, nel luogo di lavoro, dà energia, potenza, e non solo all'uomo, all'essere umano, ma anche alle cose che ci vivono attorno. È tutto energia. La mia esperienza è questa. Sto benissimo quando metto la musica 432. Tutto qua. È vero. Verissimo, verissimo, perché ci sarebbe da fare una puntata sulla frequenza. Sono molto importanti le frequenze, però vorrei ribadire il concetto di questo mondo nuovo. Il mondo nuovo deve prendere alcuni insegnamenti che ci arrivano dal passato, è logico, no? Una bella essenza spremuta di insegnamenti, però dobbiamo comunque metterci in testa che anche se metti le 432, anche se mangi bene, anche se fai sport, anche se fai di tutto di più, un giorno devi schiattare, nel senso comunque un giorno te ne vai.
Allora, non puntiamo tutto sul 432, tutto sull'alimentazione, tutto sull'esercizio fisico, tutto sulla meditazione. Dobbiamo comprendere finalmente che tutto parte dalla nostra consapevolezza. La prima cosa è coltivare la consapevolezza. La prima cosa è sapere cosa è realmente la consapevolezza. Come diceva prima Michele, che tutti parlano di amore. Ma insomma, l'amore vero poi quando lo si viene a scoprire non è quell'amore sentimentale che ti fa fare la rima con il cuore. Così anche la consapevolezza, dobbiamo metterci in testa che non è che la canzone 432 ti risolve il problema, non è che mangiando una determinata cosa ti risolve il problema, è la continuità che fa la differenza nell'essere consapevoli che tu stai ascoltando una frequenza a 432 o che stai mangiando un cibo che può farti bene. È sempre parte da te. E il mondo nuovo è questo. Se non riusciamo a comprendere questo, tutto si ripete incessantemente, incessantemente, così come si ripete a routine anche a livello globale il mondo che fa sempre i soliti errori. Mettiamoci bene in testa che dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Anche una cosa vorrei dire, apro la parentesi e la chiudo, quando noi pensiamo all'illuminazione, pensiamo a questi grandi maestri, no? Che sono fermi lì, no? Che non si muovono, che sono sempre nel qui e ora, non è il mondo per noi occidentali. Dobbiamo metterci in testa che l'illuminazione è anche avere un pensiero bello. Un'emozione bella, tu in quel momento lì sei illuminato. La differenza la fa quante volte ti capita durante la giornata di avere un certo tipo di illuminazione, una bellissima idea, un pensiero profondo e continuare a sostare in quella frequenza. Tutti noi possiamo raggiungere questo livello di illuminazione, ma se abbiamo come punto di arrivo il maestro Osho, che per l'amor di Dio oggi volevo anche rammentarlo perché è il 33esimo anno che ha lasciato il suo corpo, ma se puntiamo a essere un Osho, se puntiamo a essere un Eckhart Tolle, ci stiamo allontanando dalla meta. La meta è riconoscere l'illuminazione quando arriva. Perciò bellissima la meditazione fatta la mattina, la meditazione quando si va alla sera, ma basta un pensiero bello la mattina quando ci si alza e un pensiero bello la sera quando ci si addormenta. Dobbiamo un po' cambiare tutto il modo di pensare anche nella spiritualità. Abbiamo bisogno di essere pratici. Ci vuole praticità, praticità. Dobbiamo tornare con i piedi per terra e considerare non soltanto il mondo verticale, ma anche quello orizzontale, che è quello che viviamo tutti i giorni. Ecco, come ci suggerisce la nostra amica Isania, trovare il bello nella nostra quotidianità. Ciao Isania, grazie per il tuo messaggio. Allora, l'uscita. Allora, Paola Piva ci chiede quando è l'uscita. Ciao Ufficialmente entro Paola. il 26, adesso lo chiediamo a Franco. Allora, l'uscita è il 26 dall'azienda, 2 o 3 giorni per il confezionamento, e il 1º febbraio parte tutto. Ricordiamo che si possono già preordinare comunque. Esatto. Trovate i link qua nella chat della compilation oppure scrivete pure dei messaggi in privato a noi artisti e sicuramente vi faremo avere questi CD, queste opere prima di tutti, sicuramente in anteprima. Ci metteremo d'accordo per farveli avere. Tra l'altro volevo suggerirvi, se avete delle conoscenze nel mondo yoga piuttosto che gli studi olistici, parlate di quest'opera, fatela vedere, diffondete quest'opera, diffondete quest'opera, così la farete conoscere e magari qualcuno vi ringrazierà per avergliela fatta conoscere, perché comunque è proprio studiata per fare del bene. E saremo felici di sentire le vostre testimonianze o di chi utilizzerà questo CD, questa musica e sapere i risultati proprio pratici che avrà avuto su chi l'avrà utilizzato. Io posso aggiungere una cosa? Perché
Sempre su quanto diceva Eddie, mi allaccio un attimo perché è andato a cogliere come sempre con il suo cuore il centro, ecco, della trasformazione, ecco il cambiamento. Questo è un grande cambiamento che ci viene richiesto personalmente. Quindi il primo cambiamento personale è proprio quello di rimanere centrati su chi si è. Mettiamola così, il nostro plesso solare, torniamo al sole, il nostro plesso solare io sono, chi sono, cosa voglio e cosa faccio. E questo è il nostro cambiamento che possiamo fare veramente dentro di noi, senza andare a cercare cose all'esterno, senza aspettarci nulla che ci venga dato dall'esterno. Qualsiasi esperienza che facciamo e che vogliamo fare, che abbiamo deciso di fare, parte sempre da questa consapevolezza. Chi sono, dove vado e perché, che parte sempre dal nostro plesso solare. Tra l'altro mi riallaccio il mantra che ho inserito nel CD1, quello appunto della musica spirituale, che è il mantra Soam, è il mantra in antica lingua sanscrita, il sanscrito, l'antica lingua indiana, e significa io sono quello che sono. Io sono quello che sono, in sanscrito appunto, e quindi porta ad accettare se stessi, a diciamo connettersi col proprio io. E quindi con tutto l'universo, essere in pace con se stessi e in armonia con l'universo, proprio accettando io sono quello che sono, infatti, ripete. E l'accettarsi vuol dire potenziarsi, perché dal fatto di accettare te stesso, accetterai te stesso, amerai te stesso profondamente. Quindi vuol dire che sarai più forte nell'affrontare le sfide perché saprai quali sono le tue priorità, saprai che comunque tu puoi, tu hai fiducia in te stesso e quindi le sfide le puoi superare. E quindi appunto questo mantra è quello che stavi dicendo tu, Enzo, di connettersi con se stessi e Ma mettersi poi, sempre a posto senza farsi influenzare verso cose che non ci appartengono, scelte, cose materiali, cose che comunque non fanno parte di noi. Sempre rimanere centrati su se stessi, per migliorare e quindi dare anche il meglio di sé agli altri. volevo aggiungere, volevo sfatare un attimo anche questa parola, mantra, sfatiamola un attimo perché parliamo di sanscrito, uno potrebbe anche non sapere esattamente di cosa stiamo parlando, anche se ormai oggi diciamo che è di dominio, ma mantra sono parole, quindi sono delle sillabe che derivano da degli antichi vocalizzi e questi portano una determinata energia. Benissimo, io vorrei sfatare questa parola dicendo che un mantra può essere anche quello che, come spiegava benissimo Eddie prima, e anche tu nel pensiero positivo, dirsi tutte le mattine una bella frase la mattina, qualsiasi bella frase tu ti dici la mattina, ti dai un pensiero positivo e te lo metti come mantra per tutta la giornata, quello è un mantra, significa, mantra significa solamente Ripetere, ripetere. Una quelle ripetizione parole. di qualcosa che mi eleva, che mi può portare al di sopra di quello che in quel momento mi può aiutare in quella determinata occasione. Ecco. Quindi, se noi impariamo anche che a sfatare certe parole oggi, qualsiasi parola possiamo utilizzarla anche nella nostra lingua come mantra. Assolutamente. Allora, il mantra è una frase ripetuta. È una frase ripetuta, ognuno può creare il proprio mantra e vi do dei consigli per come creare il vostro mantra che vi potete ripetere alla mattina. Allora, deve essere una frase breve di 5, 6, massimo 8 parole. Deve essere espressa in positivo, quindi niente no e niente non, perché il nostro inconscio il nostro inconscio non riconosce il no e non, quindi deve essere espressa in positivo. Quindi non io non farò questa cosa, ma io farò questa cosa. E deve appartenerci, dobbiamo sentirla dentro e ce la possiamo anche scrivere e creare proprio il nostro mantra. Deve dipendere soltanto da noi, quindi non deve essere quella persona farà una cosa, ma io farò di tutto per fare quella cosa. Quindi espresso in positivo, niente no e non, deve essere qui e ora, espresso
nel presente. Sono semplici esercizi, ma a lungo andare portano i risultati. Poi chiaramente ognuno di noi è portato per qualsiasi. Ci sono persone che sono più portate, per esempio, come conosco io, anche a fargli fare degli esercizi fisici che magari non conoscevano e si scoprono. Quindi oggi è il momento veramente di riscoprire le proprie facoltà. Questo pensiero positivo, allenamento al pensiero positivo. Poi ci può portare a scoprire tutte le altre nostre facoltà. Vero, Stefi? Assolutamente. Stefania, allora da domani un mantra bellissimo. Io voglio la compilation. Io voglio la compilation. Avrai la tua compilation. Io farò di tutto per avere quella compilation. Io farò di tutto Brava. per avere quella compilation. Questo è un mantra che potrebbe essere potente. Ma senti, Bellissimo. abbiamo avuto Michele, no? A inizio diretta, no? Michele Giovagnoli. Insomma, il mantra Assolutamente. di Michele Giovagnoli sappiamo tutti qual era, no? È quello che ci ha, insomma, dato la forza, la grande forza. Ed era stai fermo, no? State fermi. E noi siamo stati fermi. C'è stato un momento in cui occorreva stare fermi, ma tutto si evolve e adesso è arrivato il momento invece della creazione, di C'è un muoversi nella momento creazione. in cui lo stare fermi è perenne, eh? E non è tanto lo stare fermi per l'ozio, ma lo stare fermi è osservare quello che noi facciamo durante la giornata, osservare le nostre reazioni che vengono ed emergono continuamente durante la giornata. Quello è lo stare fermi ed è una grande cosa, è bellissimo stare fermi e mettersi nello spazio dell'osservatore, non osservando e giudicando gli altri, osservando se stessi, ma anche senza giudicarsi. Questo è il primo lavoro in assoluto. Poi dopo arrivano tutti i mantra del caso, tutte le cose belle che si può fare durante la giornata. Ma lo stare fermi è il primo mantra che ci ha salvato, che ci ha salvato in questi anni. E che ci può continuare a salvare dandoci l'opportunità di osservare, stando fermi, osservando cosa facciamo durante il giorno. Perché se noi facciamo le cose durante il giorno e non ce ne rendiamo conto, è tutto inutile, è tutta fuffa. Non serve a niente la fuffa, non servono a niente gli esercizi, non serve a niente fare questo o quell'altro se noi in quel momento non siamo presenti. E per essere presenti dobbiamo conoscere ogni parte del nostro puzzle. Ogni parte va riconosciuta, ogni parte va accettata, anche quella parte che non accettiamo mai e che bestemmiamo continuamente. Finché non la riconosciamo, come un bambino piccolo piangerà continuamente e noi lo scacceremo sempre e il nostro puzzle non prenderà mai forma. Questo è il grande lavoro da fare, un lavoro grande, è un lavoro grande per una grande persona. È un lavoro meraviglioso per una meravigliosa creatura. Se siamo meravigliose Esatto. creature, dobbiamo metterlo in pratica, dobbiamo insomma, farci riconoscere come meravigliose creature. E questo è il momento di farlo. È il momento, è proprio il momento ora, non domani. Domani mattina svegliarsi anche senza il mantra, anche senza la meditazione, ma essere presenti quando incontriamo il nostro marito, la nostra moglie, il nostro figlio, appena lo incontriamo, essere lì, ascoltare la persona che abbiamo di fronte che ci sta parlando, lavorare, fare quello che stiamo facendo, semplicemente farlo in consapevolezza ed esserci al 100%. Questo è l'unico modo per far sì di poter poi far emergere consapevolmente una consapevolezza, quando meno te lo accorgi, non è che si può tirare fuori la consapevolezza quando ci fa comodo. Noi abbiamo bisogno di far emergere consapevolezza spontanea, che emerga spontaneamente. Quando emerge spontaneamente, vuol dire che è avvenuto il vero cambiamento, la vera trasformazione. Perciò domani, quando ti alzi, devi esserci al 100% sul luogo di lavoro. Fai il tuo lavoro al 100%, stai lì,
E nel momento in cui lo farai al 100% e lo farai bene, perché ognuno di noi è una catena di questo bellissimo montaggio chiamato società, in quel momento lì ti verrà data l'opportunità di poter cambiarlo il lavoro. E bellissimo il mantra che ci suggerisce Patrizia, io mi voglio bene, assolutamente, questo è potentissimo. Quindi ringraziamo tutti gli amici che sono stati con noi, sono già le 21:44, ringraziamo tutti gli amici che sono stati con noi in questa puntata speciale che è durata più di un'ora ormai. E quindi ringraziamo Eddie Pellegrino. Ringraziamo Enzo da Grazie veramente noi. tutti quanti per la bellissima opportunità, per questa sera, bellissima serata, io dico veramente molto bella. Grazie a tutti voi, do appuntamento alle persone sia nel gruppo Yoga da Casa con Laura e Eddie, dove c'è il magico coro e da un momento all'altro potrebbe uscire un altro mantra da cantare tutti insieme. Franco, mi raccomando, non mancare. Vi do appuntamento anche al fatto che tra poco comincerà anche un percorso molto bello con i 10 tori Zen, saranno degli incontri di meditazione, potete andare su www.yogadacasa.it e potete anche prendere proprio un coupon gratuito per poter partecipare. Grazie veramente a tutti voi, è stato veramente un Grazie, piacere. grazie Enzo. Vuoi fare un saluto? Sì, anche io vi saluto, vi aspettiamo sul gruppo Siedi con noi, lo trovate su Facebook, abbiamo anche la pagina e gruppo, ci trovate. E volevo lasciarvi con un piccolo mantra, anche io velocissimo, detto nella nostra lingua: se sei felice, il mondo è felice, se il mondo è felice, tu sei felice, tu sei il mondo. Bellissimo. Grazie Enzo, grazie Grazie. Franco, vuoi salutare anche tu i nostri ascoltatori? Sì, saluto tutti quanti e vi aspetto tutti a Bari per una bellissima pizza. Tutto Sarebbe qua. bellissimo. E per abbracciarvi tutti. Esatto. Sarebbe bellissimo, veramente. Magari una volta lo organizzeremo. Il Grazie. 7-7-7-7-2023. Bravo Franco, mettiamocela tutta per divulgare questo CD, eh? Tutti quanti, Certo. mettiamocelo Tutta veramente bene, l'energia. tutta l'energia, Vai. sì. Ce la Grazie alla meritiamo. Marzia in regia, grazie a tutti voi che siete stati con Grazie noi. Maria, grazie Marzia. Grazie, Mi grazie, grazie a raccomando, tutti. Grazie mettete a like tutti, alla ciao. puntata, condividete la puntata, mettete like, parlatene ai vostri amici, per voi è gratis, per noi invece è importante per poter far conoscere tutte le iniziative che stiamo portando avanti, per far conoscere 9MQ e la libera informazione. E come dico sempre io, spegnete la TV e accendete 9MQ.